Ciao ragazzi, io sono Lorenzo, benvenuti nel Carotti, pillole di benessere. Allora, oggi andremo a vedere un allenamento funzionale, ok? Ci servono solo due cose, cronometro e se non ce l'avete va benissimo un cellulare, un tappetino oppure come nel mio caso prendete un asciugamano, lo piegate un paio di volte e andrà benissimo. Ci scaldiamo prima di iniziare, 5 minuti vanno benissimo, io ovviamente mi sono già scaldato. E partiamo. Il lavoro di oggi è costituito da due blocchi di lavoro da 5 minuti l'uno, ok? Andremo a fare una serie di esercizi nel minor tempo possibile in maniera che i secondi rimanenti allo scoccare del minuto successivo saranno il nostro recupero. Ok, cronometro alla mano e direi che possiamo partire. Per il primo blocco faremo 3 push-up, potete farli anche sulle ginocchia, va benissimo, 6 squat e poi andiamo a terra a fare 9 chiusure a libro. Ok, ci mettiamo in posizione e partiamo fra 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, su, 6, squat. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Buona, vado a terra, 9 chiusure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 33 secondi, perfetto, il resto è tutto recupero. Bene, ottimo. Qua sta andando giù il sole. Oggi almeno è stata una bella giornata. Questo lo possiamo fare come me all'aperto, se avete un balcone, un cortile, va benissimo. In cucina, in sala, in bagno, dove avete voglia. Un po' di fatica e lo si fa. 5 secondi e partiamo, ci mettiamo in posizione, 2, 1, via, 1, 2, 3, e su, 6 squat, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, vado a terra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, perfetto. Terzo giro fra 20 secondi e partiamo. Buona. 15 secondi. Dai, 10. Mi metto già in posizione se voglio. 3, 2, 1, vado, 1, 2, 3, e su, 6 squat, 1, 2, 3, 4, 5, e 6, buona, a terra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ancora 2, 7, anzi 3, 8 e 9. Buona. Terzo giro andato, ce ne mancano 2. Recuperiamo, mancano 20 secondi. Perfetto. Se volete fare un po' più di fatica, i 6 squat possiamo trasformarli tranquillamente in 6 squat jump. Ok. 3, 2 e vado, 1, 2, 3, buona, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a terra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok, ultimo giro, non mi mollate adesso, 20 secondi e partiamo. Ok, 10 secondi, mettetevi in posizione, si parte per l'ultimo giro. 3, 2, posto, via.
Uno, due e tre. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Sì. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove. Bravissimi. Ok, questo era quinto giro. Ci prendiamo un minuto e mezzo di pausa. Se volete potete bere un goccio d'acqua, va benissimo, e ci prepariamo per il secondo blocco. Ora, per il secondo blocco abbiamo bisogno di un sovraccarico. In questo caso io me lo sono già preparato, è la mia cassa d'acqua. Se non avete una cassa d'acqua va benissimo, uno zaino, un vaso, anche solo due bottiglie d'acqua, si può fare lo stesso. Il metodo di lavoro è uguale, 5 minuti, all'interno di ogni minuto andremo ad eseguire 3 thruster, quindi uno squat più una spinta verso l'alto della nostra cassa d'acqua, del nostro sovraccarico. Mi raccomando, sopra la vostra testa deve andare il peso, non avanti, non indietro. Terminati i 3 thruster, andiamo con 6 affondi posteriori per 3 per gamba, con sempre il nostro sovraccarico bello fisso tra le mani, e poi andiamo a terra a fare 9 crunch con braccia tese verso l'alto. Ok, 20 secondi e direi che possiamo partire. Io intanto mi sistemo, il nostro minuto e mezzo sta scadendo. 10 secondi, voilà, in posizione, 2, 1 e su, su, su. Buona, così, così va benissimo, come volete tenerla. 2, 3, 4, 5 e 6. Vado a terra, 9 crunch. Buona, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok, 20 secondi e ripartiamo, eh? Ok, 10 secondi, state lì, preparate intanto. 3, 2, 1, su, su e su. Buona, affondi. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, a terra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quanto manca qua? 20 secondi. Recuperiamo, ci posizioniamo, 15 secondi, 10 adesso, terzo giro, eh? Due, uno, vado, uno, due e tre, affondi, uno, due, tre, quattro, cinque e sei. 9 crunch a terra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Altri 20 secondi di recupero e andiamo. Quarto giro, Buona. Recupero. 10 secondi. In posizione, 3, 2, 1, vado,
su e 3, buona, affondi, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a terra per i crunch, dai 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 che ci siamo, tenete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, buona, 20 secondi, ultimo giro e chiudiamo il lavoro, 15 secondi, 10 secondi, ci prepariamo, 5, 4, posto, via, 1, sì, 2, 3, affondi, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, dai gli ultimi 9 crunch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sì, 8 e 9, bravissimi, ok, solito minuto, minuto e mezzo di recupero, dopodiché ogni blocco lo andiamo a ripetere almeno altre 2 volte, fattibile, si può fare tranquillamente, spero di esservi stato utile, buon allenamento, ciao ragazzi!